Buongiorno a tutti, eccoci qua, ben ritrovati, venerdì 15 gennaio, 12:34 minuti in questo istante, di nuovo in diretta con voi per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Quest'oggi iniziamo collegandoci come sempre con Arianna, il vaso che in diretta ci dà la qualità dell'aria, in questo momento una qualità dell'aria su Milano di 39 nanogrammi per metro cubo, ma di Arianna parleremo meglio nella seconda fase della nostra puntata, perché avremo proprio Wise Air collegati con noi. Avremo Carlo Alberto Gaetaniello, uno degli ingegneri, dei ragazzi, continuerò a chiamarli, ormai sono diventati adulti, però continuerò a chiamarli i ragazzi di Wise Air, coloro che hanno inventato proprio il vaso Arianna che respira, ci dice qual è la qualità dell'aria intorno a noi, ma soprattutto lo fa in una rete di più di 100 Arianne installate sui balconi e sui terrazzi della nostra città. Ma sentiremo che insomma non è solo Milano ad avere questa fortuna, si sta allargando anche ad altre città. Rimaniamo sempre però un po' nel mondo delle startup, del digital, degli appuntamenti soprattutto da non perdere, perché oggi è venerdì ed è il giorno dedicato ad Andrea Romoli, che vedo già collegato con noi, eccolo, bello come il sole. Buongiorno a tutti. Good morning, allora Andrea Romoli. Good morning, Happy New Year, si può ancora dire. Si può bene, è la prima volta che ci vediamo in questo 2021, quindi possiamo dirlo. Buon anno Andrea. Buon anno a tutti. Allora, un anno che abbiamo finito, lasciato con tantissimi appuntamenti e scoprendo una nuova parola che era il Figital, giusto? Figital, sì. Come ricomincia invece quest'anno? Com'è questo inizio di 2021? Allora, quest'anno, vabbè, dato che c'è ancora, c'è in pieno corso la pandemia, non si sa più se è seconda, terza ondata, per cui gli eventi che vi vado a segnalare sono tutti online in questo momento, non sono previsti eventi fisici, penso che per gli eventi fisici si inizierà a parlarne dopo marzo, secondo me, e sarà, come dicevo già l'altra volta, un misto, no? Come abbiamo detto l'ultima puntata che abbiamo fatto, che se non ricordo male era il 30 o il 31 di dicembre, ci sarà appunto questa fusione tra il fisico e il digitale, in questa parola che sembra un po' una parolaccia, che però non è una parolaccia, che no, è digital. È molto milanese, no, dai, pensaci, è molto milanese, è digital, capito? Così da dire, è molto milanese. Ma sei digital. Infatti. E cosa ci consigli allora? Io ricordiamo che appunto tu sei allora l'autore di uno degli articoli forse più letti sul web, che è questa appunto lista allora, di eventi allora, su Startup Italia, giusto? Sì, sempre su Startup Italia, sarà penso online tutto l'articolo a brevissimo. Dunque, praticamente, allora, iniziamo da lunedì. Lunedì vi segnalo un evento che dura tutta la settimana, che si chiama Italia's Growth Talent, ed è un evento dedicato a start-upper, imprenditori, liberi professionisti, durante il quale appunto si condividono le principali metodologie che stanno facendo la differenza tra le aziende e le start-up in maggior crescita, quindi tutto quell'ambito che riguarda il growth, no? La crescita. Parliamo di growth marketing, parliamo di growth hacking, ma poi con tutto quello che c'è intorno a questo campo. Per cui senz'altro una settimana, è un evento a pagamento, però appunto chi si occupa di questo ambito senz'altro è un evento da non perdere. Tra l'altro parleranno alcuni dei più quotati growth hacker italiani, tra cui Luca Barboni, Raffaele Gaito, Gerardo Forliano, senz'altro Alessia Camera, senz'altro un evento, mi sottolineo appunto, vi consiglio di seguirlo, perché senz'altro ci saranno degli interventi di valore, anche interventi internazionali, per cui senz'altro un evento da non perdere. Martedì vi segnalo un evento che è organizzato da Linguistica e Technology ed è appunto un laboratorio online che si chiama appunto Linguaggio e Social Network, sarà un evento via Zoom e sarà tenuto dal professor Roberto Marmo dell'Università di Pavia, che appunto mostrerà come estrarre i testi dai social network per poi analizzarli con Excel. È piuttosto interessante, perché chi partecipa potrà appunto capire come estrarre menzioni, utenti e trend dai social media e poi convertirli appunto in un file Excel per poi analizzarlo. Qualcosa di molto pratico, quindi, ma interessante.
Sì, pratico, poi Roberto Marmo, il professor Roberto Marmo lo conosco di persona, è una persona, un professionista molto serio, molto qualificato e senz'altro è un evento anche questo per chi si occupa appunto di social network e vuole un minimo capire sentiment e operazioni simili all'interno dei social, è senz'altro un evento da non perdere. Questo è martedì 19 alle 18:15. Ok. Mercoledì vi segnalo un evento sempre in diretta streaming ed è organizzato dalla chapter di Legnano della Singularity University. Singularity University, per chi non lo sapesse, è un'università molto particolare americana che nasce appunto, a cui partecipano molti esperti, molti imprenditori e visionari. Per cui chi partecipa alla Singularity University può avere la fortuna di fare magari un corso, una lezione con Elon Musk piuttosto che con Steve Grandi Blank e nomi. altri imprenditori della Silicon Valley. Quello di cui si andrà a parlare martedì è il Future of Learning, imparare la tecnologia per formarsi nel futuro. Interverranno tra l'altro professionisti di Pricewaterhouse, Maurizio Carminati, un imprenditore che è alla guida del Carminati Group di Rescaldina, che è presidente tra l'altro del settore meccanico di Confindustria Alpro Milanese, Chiara Schettino, che è di Future Education, è una Future Education Specialist, Daniele Ioppolo, che è il direttore del Salone dello Studente, e altri, appunto, appunto come dicevo, l'argomento è Future of Learning, quindi il futuro dell'insegnamento. Giovedì alle 18:30 un meetup molto particolare dedicato alle quote rosa, però non, io dico quote rosa, non dico in maniera positiva. È il meetup di Air Ladies Italy, cioè sono le professioniste che si occupano appunto di linguaggi di sviluppo e di data science, e durante l'evento appunto parleranno di data science e data analytics. Interverranno alcune speaker, Giovanna De Vincenzo che è una data scientist, Saraya Cozza che è una data literacy e storyteller, e Diletta Milana che è una data scientist presso l'ENI. È senz'altro interessante come meetup, soprattutto per chi vuole avvicinarsi alla data science. Venerdì alle 14:30 vi segnalo un webinar che è organizzato da Stella Lab. Il titolo del webinar è Tre lezioni di management per il 2021 e praticamente è un intervento di Ivan Ortenzi, che è uno dei massimi esperti di innovation management in Italia, che oltre a presentare il proprio libro parlerà appunto fornirà tre spunti per lezioni di management durante appunto questo 2021. E poi l'ultimo evento che vi segnalo è sabato 23 ed è un evento gratuito che si chiama Restart 2021 ed è una giornata di formazione organizzata da Funnel Company, in cui imprenditori e professionisti che vogliono rilanciare il proprio business forniranno consigli, casi studio, strategie e tattiche di marketing per appunto poter ripartire durante il 2021. Andrea, mi sembra che sono tutti appuntamenti molto interessanti, ma soprattutto, cioè, si Molto parte col botto proprio con l'anno, nel senso stimolante. Sì. che boh, forse finalmente abbiamo perso un po' quello smarrimento degli ultimi mesi dello scorso anno, dove sembravano a volte gli eventi digitali venivano un po', quelli online venivano un po', insomma, ricicciati, Esatto. rimaneggiati, sembrava un po' Esatto. una versione ridimensionata di quello che doveva essere. Invece sembrerebbe che si parta davvero con l'idea: ok, si fa così, si è online, andiamo avanti facendo cose grosse anche, con nomi importanti, online ormai. Esatto, online. Poi tra l'altro io ho scritto anche la settimana passata, ho fatto un sunto degli eventi principali che si svolgeranno sia in Italia sia all'estero durante quest'anno e per la maggior parte si inizia appunto, come dicevo prima, si inizierà a parlare di qualcosa di fisico dalla seconda metà dell'anno. Seconda metà dell'anno. Già, ti
Probabilmente ai Web Summit, che è direi la conferenza più importante a livello mondiale, sul sito e le comunicazioni che mandano, ci vediamo a Lisbona fisicamente. Per cui Ah. speriamo che per allora di essere vaccinati e di poter riuscire a riprendere i contatti, anche, Perfetto. soprattutto anche per creare ancora network e presentazioni di nuove Eh idee, sì, infatti, insomma, start-up e tutto quello perché che riguarda le questo mondo. idee e il business non si è fermato, anzi, sono tantissime le idee che sono magari ferme un attimino lì in stand-by, che vogliono partire, vogliono farsi vedere, e ormai si è trovata finalmente la strada, va Guarda, bene. io sto lavorando a qualcosa che unisca appunto il digitale al fisico, come si può dire, quello che dicevo prima, al digital. Sì. Non è, abbiamo fatto un primo meeting ieri, stiamo sviluppando un'idea, ancora è stata embrionale, però appena sarà possibile ne Oh, parlerò. non vedo l'ora di averti ospite allora per parlarne, va bene? Va bene, Grazie ok. mille, allora, grazie mille Grazie a davvero ad voi. Andrea Romoli, ci vediamo venerdì prossimo, buon Ciao. weekend! Buon weekend. Noi adesso, prima di passare appunto all'ospite della giornata, quindi di parlare di Arianna, di parlare con i ragazzi di Wise Air, una piccolissima incursione poetica delle foche parlanti. Quest'oggi sarà Francesca a raccontarci, a farci vivere un momento di pausa all'interno della nostra giornata. Come sempre, le incursioni poetiche delle foche parlanti qui su Milano News. A Good Morning Milano. Più vivo di così non sarai mai, te lo prometto. Per la prima volta vedrai i pori schiudersi come musi di pesce e potrai ascoltare il mormorio del sangue nelle gallerie e sentire la luce scivolarti sulle cornee come lo strascico di un abito. Per la prima volta avvertirai la gravità pungerti come una spina nel calcagno e per l'imperativo delle ali avrai male alle scapole. Ti prometto di renderti talmente vivo che la polvere ti assorderà cadendo sopra i mobili, che le sopracciglia diventeranno due ferite fresche e ti parrà che i tuoi ricordi inizino con la creazione del mondo. La tentazione di Nina Cassiano. Grazie mille a Francesca Ferraro, scusate, Francesca Ferraro, grazie mille Francesca, grazie mille foche parlanti, come sempre all'interno di Good Morning Milano, poi le ritroveremo lunedì con Acelia e poi ci sarà Licia a seguire nelle prossime puntate. Siamo arrivati appunto all'ospite della nostra giornata di oggi, che potremmo definire, l'ospite è Arianna, l'avete vista prima, ma poi ci ricollegheremo ancora dopo per vederla. Arianna è un'entità ormai, no? No, un'inviata di Milano News, ma dietro ci sono quattro menti, tra cui una è quella di Carlo Alberto Gaetaniello, che vediamo collegato con noi. Buongiorno, Carlo Alberto. Ciao Fabio, grazie mille per l'invito, come Ma sempre. grazie mille a voi come sempre. Sapete che, insomma, da quando abbiamo scoperto della vostra esistenza, quando Arianna era un prototipo grosso e ingombrante appoggiato davanti al Castello Sforzesco, mi ricordo una foto con questo vasone, non era un'arianona, era Sì. fino a poi ad vedere, e dico appunto anche Filippo alla regia, quando vuoi tu stacca Arianna e falla vedere oggi, e puoi metterla quando vuoi mentre parliamo. Tutti i giorni ormai noi ci svegliamo con Arianna, ci colleghiamo con lei, ci dice com'è la giornata di Milano che andremo a vivere, com'è l'aria che respiriamo. Devo dire che ultimamente il livello si è un po' abbassato finalmente, sono stati dei giorni che ci aveva un po' Fortunatamente preoccupato, invece adesso vabbè, è sempre arancione, sì. da sotto. Purtroppo sì, da quando, diciamo più o meno da metà ottobre-novembre su Milano tendenzialmente si viaggia sempre intorno al limite OMS, che è un po' quello che fa cambiare il colore alla qualità dell'aria sulla nostra app. Novembre e dicembre sono stati i mesi più critici, è normale che sia così, storicamente è sempre stato così, adesso si ha un leggero miglioramento, sì. Vabbè, e vedremo. Ma la cosa interessante è appunto che questo dato che noi diamo, che poi è un dato che grazie a voi mi avete estrapolato per poter dare un'informazione un po' più puntuale, appunto sulla città di Milano, è una media di tutte le Arianne che Certo. sono collegate, perché appunto la cosa interessante di Arianna non è tanto in realtà il dato medio che noi diamo e tutto, ma è che se io adesso prendo il mio cellulare e mi collego con la mia Arianna, so che aria sto respirando.
in questo momento nel posto proprio dove ho installato la nostra Arianna, nel nostro caso nel nostro cortile di Milano News. E questa no, la cosa interessante. Esattamente, Fabio. In quest'ottica qua, diciamo, abbiamo anche cercato in questi mesi in cui a valle delle installazioni su Milano è stato il nostro primo grande progetto. So che tu lo sai bene perché ci hai visto nascere e crescere, ma magari non tutti quelli che ci seguono lo sanno. Fai bene a ripeterlo. Milano è stato il punto da cui siamo partiti ed è stata la prima grande rete che abbiamo costruito ed è anche la prima grande esperienza che ci ha permesso di imparare molte cose. Una delle cose che abbiamo imparato negli scorsi mesi è che, diciamo, la prima versione dell'app che avevamo rilasciato faceva il suo mestiere, nel senso che l'obiettivo principale era proprio mostrare le informazioni ai cittadini e permettere ai cittadini anche di installare le Arianne che sono state distribuite sulla città. Abbiamo raccolto tanti feedback nel corso di tutto questo periodo e abbiamo in qualche modo imparato come rendere il dato ancora più informativo e ancora più accessibile. E dall'esperienza di Milano abbiamo completamente rifatto l'app. Infatti sono stati mesi abbastanza impegnativi in cui, diciamo, noi abbiamo anche una community su cui siamo molto attivi. In questi mesi ci hanno visto un po' meno perché c'era tanto lavoro di sviluppo da fare, però ci siamo praticamente. Quindi appunto le novità sono tante, nel senso che appunto avete in uscita una nuova app che sarà anche in più, da quanto ho capito, interattiva, giusto? Cioè potrò quasi mettermi un po' a giocare con Arianna e sapere un po' meglio tutte le informazioni che sì, mi dà, giusto? La principale differenza, diciamo, è quella che dicevi tu prima. Se adesso uno accede all'app Wise Air, quello che vede è una mappa e attraverso la mappa può navigare e vedere i dati che vengono raccolti in tempo reale dalle varie Arianne e poi in realtà rielaborati dai nostri modelli per renderli più precisi, come dicevi tu. Ci sono due grosse differenze della nuova app. La prima è rendere l'informazione più facilmente accessibile, che significa che io quando entro nell'app non vedo più la mappa, ma vedrò la qualità dell'aria esattamente nel punto in cui mi trovo. Quindi la schermata principale sarà l'aria com'è oggi, in questo momento, dove mi trovo. Dove mi trovo io. Esatto, poi scorrendo ci sarà lo storico, quindi potrò vedere come è cambiata la qualità dell'aria nel corso della giornata, nel corso del mese, nel corso dell'anno, dove mi trovo io in quel momento, e poi in una terza scroll ci sarà la mappa, potrò accedere anche ai dati in tempo reale dei sensori distribuiti sulla città. Abbiamo aggiunto un layer in qualche modo che prende i dati da tutta la rete e li sintetizza nel punto in cui mi trovo. Questa è la prima grande differenza. Ok. La seconda differenza è che abbiamo aggiunto un indice. Ah. Noi eravamo. So bene che tu ci hai sentito dire che. Dobbiamo rifare. No, mi stai dicendo che devo dire alla regia che dobbiamo rifare le grafiche. Questo mi stai dicendo. Dobbiamo cambiare. Filippo, dobbiamo rifare le grafiche. Questa è la notizia di oggi. Questa è una cosa. L'altra è che ci siamo resi conto in questi mesi che è vero, il dato fisico è importante, fare educazione su spiegare che cosa significa microgrammi in metro cubo, che cosa significano quei parametri è una cosa fondamentale ed è per questo che nell'app rimane comunque la possibilità di accedere al dato fisico e c'è tutta una sezione di spiegazione legata a che cosa significa eccetera. Però in prima battuta la prima cosa che vede l'utente sarà un indice che va da 0 a 100 e da 0 a 100 informa su quanto è buona la qualità dell'aria. Questo per cercare di estendere anche un po' la possibilità di comunicare questo dato ad utenti magari che sono molto meno esperti e coinvolgerli nel movimento di consapevolezza che stiamo cercando di creare. Bravo Carlo, perché hai detto una cosa interessante, movimento di consapevolezza, perché ricordiamo come nasce e come evolve e come andrà avanti per sempre, perché da quanto ho capito proprio è il vostro modus operandi. Cioè voi non siete semplicemente una startup che ha creato un oggetto e vuole vendere quell'oggetto, cioè non è questo. Poi se comprate Mariana siamo tutti contenti, lo sappiamo, ma non è solo questo, no? No, cioè, assolutamente. Nasce proprio come l'idea di fare delle community consapevoli del ruolo che possono ricoprire all'interno di un monitoraggio del genere, giusto? Assolutamente sì, Arianna, il prodotto, come dicevi tu, è soltanto un mezzo, non è mai assolutamente il fine, neanche i dati che raccogliamo sono il fine in realtà. Il fine è due principali: uno, promuovere dei movimenti appunto che creino consapevolezza nelle città e quindi dal basso diano una spinta al cambiamento, e dall'altro aiutare le amministrazioni ad avere informazioni più precise sulla base della quale prendere delle decisioni.
Siamo partiti sul progetto su Milano, come sì, dicevo il prima. Famoso Milano Aria Pulita, no? Si chiamava così, giusto? Milano Aria Pulita, una community che è nata su un gruppo Facebook. Adesso è diventata Italia Aria Pulita, perché l'ambizione è un po' come quella come dicevi tu prima, è prendere questo modello e portarlo anche in altre città e su tutto il territorio nazionale. Abbiamo già cominciato a lavorare con diverse amministrazioni sparse in Italia e soprattutto nei comuni che sono un po' più piccoli, quindi sostanzialmente le amministrazioni a volte sono molto attive e operative. Allora in quel caso lì molto spesso riusciamo a creare dei progetti che fin da subito coinvolgano sia l'amministrazione che la cittadinanza. Ah, quindi parliamo direttamente con la municipalità e costruiamo quella che noi chiamiamo una piattaforma della qualità dell'aria, che ha anche un nome, si chiama AIDO o IDO, se vogliamo, in cui c'è una parte di visualizzazione del dato per il cittadino tramite l'app e una parte di analisi dati tramite dashboard web per l'amministrazione. Perché la cosa interessante, credo, caro Alberto, è che se lo è a Milano un problema, diciamo, localizzato, quello dell'inquinamento, ma lo è anche magari in paesi più piccoli, perché davvero immagino il classico paese in Brianza con da un lato il passaggio dell'autostrada, dall'altra parte no, che avrà sicuramente dei microsistemi di inquinamento, quindi dei rilevamenti diversi di inquinamento tra una zona e l'altra, immagino, ad esempio, no? Certo. A questo si aggiunge un'altra questione, che ovviamente nelle municipalità più piccole le centraline delle agenzie regionali non sono presenti la maggior parte delle volte, al contrario di Milano, dove magari ce ne sono e non sono tantissime, e in alcuni comuni, per esempio in Brianza, non ci sono proprio. E questo perché, come diciamo sempre, non per una mancanza delle agenzie regionali, ma perché le agenzie regionali svolgono un ruolo diverso che è definito in modo chiaro dalla normativa di monitoraggio, sono le responsabili di fornire il dato più accurato possibile e quindi devono utilizzare degli strumenti estremamente costosi e voluminosi che non possono essere distribuiti su tutto il territorio. Quindi noi forniamo un servizio complementare a quelle amministrazioni che non hanno delle centraline regionali e quindi non hanno modo di comunicare ai cittadini la qualità dell'aria in tempo reale e in qualche modo poi avere dei dati locali sulla base del quale prendere delle decisioni, noi interveniamo e le supportiamo sia per raccogliere le informazioni e utilizzarle, ma anche per entrare in contatto con la cittadinanza e affrontare insieme il problema. Mettere un po' a sistema queste due entità fa parte del nostro progetto, non ci limitiamo mai soltanto a parlare con l'amministrazione. Anche perché in uno dei motivi, dicevi prima i motivi per cui avete fatto questo progetto, ti sei dimenticato il primo, siete degli ingegneri ed era semplicemente il si può fare, immagino, giusto? Sì. Quanto sì, mi è piaciuto farlo, cioè quello anche, no? Sì, no, assolutamente sì, cioè il primo motivo da cui è partito tutto è ovviamente la voglia di avere un impatto su questa tematica che per noi ha una rilevanza importante. Noi abbiamo deciso di dedicare le nostre vite a questo perché ci crediamo profondamente. Uno dei secondi motivi è proprio quello che l'emergere di nuove tecnologie rendono possibili dei modelli di monitoraggio complementari rispetto a quelli esistenti e che hanno dei ruoli diversi. Vedevamo che in Europa si stava affermando piano piano questo paradigma e in qualche modo abbiamo voluto metterci del nostro per cercare di portarlo anche in Italia, con l'approccio e lo spirito giusto che è sempre collaborativo. Carlo, diamo le coordinate appunto per entrare in contatto con voi, per entrare a far parte, anche perché si può entrare a far parte della famiglia degli Arianna, giusto? Diventare sì, degli ambassador o degli, adottare un Arianna si può, giusto? Sì. Allora, se andate su www.wiser.vision/community o se andate su www.wiser.vision e andate nella sezione community, trovate due modi principali per aderire al nostro progetto. Il primo, più facile, è entrare nel gruppo Facebook, nella nostra community che si chiama Italia Aria Pulita. È un movimento di consapevolezza, come dicevamo. Quella community in realtà ha già due sottocommunity, che sono una su Milano e una su Torino, quindi al suo interno ha delle realtà anche locali, ma è un gruppo che un po' cerca di raccogliere il movimento nella sua totalità. E il secondo modo è, se scorrete un po' più in basso nella pagina, candidarvi come ambassador. Come dicevi tu, Fabio, prima, noi non è che vendiamo il nostro prodotto, non siamo una società di prodotto, noi siamo un
una startup che lavora con le community e quindi i nostri ambassador vengono selezionati. Quindi si può andare sul sito, si fa una candidatura, il form sostanzialmente fa una domanda importante: perché vuoi diventare ambassador Wise Air? E ovviamente sulla base della disponibilità di prodotti che abbiamo e sulla base dei valori di queste persone quando compilano il form, noi selezioniamo i nostri ambassador e poi permettiamo a loro di preordinare Arianna agli ambassador selezionati, che è veramente un oggetto bellissimo anche da tenere sul proprio balcone. Quindi io vi consiglio di candidarvi come ambassador, perché davvero è un oggetto che cambia. Una volta c'era un oggetto che cambia il vostro salotto, no, qui cambia proprio la vostra casa, ma soprattutto vi cambia anche il modo di rapportarvi con la vostra città, col vostro ambiente, con capire davvero in che mondo siamo collocati. Io so che tutti i dati ce li hai, lo so benissimo. Qual è? Dacci un po' una classifica, se puoi, delle zone di Milano più o meno inquinate. Dov'è che proprio dov'è che devo scappare per andare a respirare aria pulita? Allora, non vi faccio spoiler, nel senso che adesso stiamo cercando di condividere questo tipo di informazione e di analisi anche sui social, quindi penso a partire da prossima settimana, comunque nelle prossime settimane faremo dei post ricorrenti che hanno anche a che fare con le medie divise per quartieri di Milano. Fantastico. Quindi ci sarà in qualche modo, partendo anche come abbiamo fatto spesso dai social, dalla condivisione social, modo di fare questo tipo di considerazioni insieme, commentare la situazione. Un insight particolare che mi sento di dare è che non è sempre come ci si aspetta. A volte ci sono periferie che sono più o meno inquinate rispetto al centro. Non è sempre, diciamo, l'idea che la periferia sia meno inquinata a volte o più inquinata non è sempre vero, dipende fortemente alla fine dalle zone. Allora da domani tutti al Giambellino, perché no, non lo so, vediamo. Vedremo poi le classifiche che ci darà allora a partire dalle prossime settimane sul gruppo Wise Air e tutto il movimento di Italia Aria Pulita. Carlo, io davvero siamo in chiusura, ti ringrazio tantissimo per esserti collegato con noi quest'oggi. Facci sapere tutte le varie novità che arriveranno, teneteci aggiornati, perché noi, lo sai, vogliamo darvi il più spazio possibile, perché ci fate davvero un servizio bellissimo, interessante e che appunto ci rende sempre più consapevoli. Grazie mille Fabio, grazie ancora per darci la possibilità di presentare i nostri aggiornamenti e avanzamenti insieme a tutta Milano. Perfetto, allora io ti ringrazio davvero tanto, salutaci tutte le altre menti, tutti gli altri papà di Arianna, perché so che siete presi in questi giorni appunto ad aggiornare la app, a fare tutte le varie novità, quindi buon lavoro, ci risentiremo prestissimo. Grazie mille. Grazie a Carlo Alberto Gaetaniello di Wise Air, un saluto a tutti gli altri. Grazie mille Carlo Alberto, grazie anche appunto a voi che ci avete seguito quest'oggi per questa puntata. Sono le 13.02, per quest'oggi abbiamo finito, buon weekend a tutti, noi ci vediamo lunedì con una puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta per parlare di Milano, città metropolitana e tutto quello che rende grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci e a presto.